Ciao a tutti e benvenuti in questo primo appuntamento di Game on the House, ovvero quando il gioco lo offre la casa. Scusate se ho la voce un po' tirata, ma sono veramente con l'influenza, ma ho deciso comunque di girare questo video. L'idea di questo piccolo format nasce dal fatto che in questi mesi mi sono reso conto di aver portato solo giochi che rappresentavano solamente o i miei gusti o appunto cose che mi piacciono nello specifico, e quindi cercavo un modo per portare un po' di randomicità ai contenuti. E cosa porterà questa randomicità? I giochi gratis di Epic. Perché se non lo sapevate, Epic Games praticamente ogni settimana aggiorna un piccolo catalogo di giochi gratis che vengono regalati senza abbonamento, basta iscriversi ad Epic e veramente variano in qualsiasi tipo di genere. Io ve lo sto consigliando anche perché ancora prima di avere un PC da gaming mi ero iscritto a questa cosa che l'avevo scoperta per caso e mi sono fatto letteralmente una libreria infinita di giochi che non ho nemmeno giocato. Quindi ho detto: cominciamo da questo momento. I giochi che ci presentano oggi sono due e sono entrambi di combattimento da quello che mi sembra dalle copertine. Uno è Jitsu Squad e l'altro è Mighty Fight Federation. Non ho visto manco troppe immagini, nemmeno un video gameplay, perché volevo appunto curiosare e fare questa piccola immersione in entrambi i giochi in un singolo video. Esperimenti. Andiamo. Cominciamo con Jitsu Squad. Ok, abbiamo una story mode, un training, le opzioni e l'exit. Andiamo direttamente alla story mode. Saranno dei gameplay lanciati, velocissimi. Apprentice, Warrior, Master. Guarda, non voglio esagerare, andiamo Warrior. Difficoltà media. Quattro personaggi. Abbiamo Aros, Helgason, Jatsaun, Baby O'Hara e Hiro Yamagiwa. Io è il giapponese, ma prendo Hiro perché mi sembra il più standard del gruppo. Loading. Mi ha un po' tolto le parole di bocca questa voce narrante. Sì? Ah, i quattro eroi prescelti per salvare il mondo dalla calamità. Mai sentita questa cosa? Sakura Hills. Ma quello è il padre dello SNES. È proprio un picchiaduro a scorrimento. Ok, grab. Facciamo una grabbata. Devo dire che non è il primo picchiaduro a scorrimento che gioco. Ho finito vari Double Dragon. Ok, come si fa a procedere? Andiamo avanti. Ah, I see you're worn out. Ok, abbiamo fatto gli attacchi base. Ok, le combo. Le combo. Ok. Ok, corpi concatenati. Mentre colpendo un secondo prima che... Oddio, non riesco più a parlare, sono troppe cose sul schermo. Ma poi cosa sono? Fagioli. Ok, una nuova tecnica. Sakura Ken. Però devo dire che è divertente da giocare. Pure gli effetti molto graziosi. Ok, mo. Perry. Ah, c'è anche il Perry. C'è qualcosa che mi sfugge su questo Perry, però. Ok, l'ho fatto. Bisogna farlo proprio al momento dell'attacco preciso. Quindi, per fare la parata all'ultimo momento, innesca un contrattacco. Ah, quindi la presa posso farla su qualsiasi tipo nemico. Pensavo fosse il gioco delle palline. Vorrei andare veloce al via di questo livello. Però è molto grazioso. Cioè, al primo impatto mi diverte. È uno di quei classici giochi che avrei giocato tantissimo da piccolo. Sul tuo viaggio troverai potenti alleati pronti ad assisterti. Ok, dammi il primo aiuto. Quindi rompiamolo. Che cos'è? Un Gundam. Ok. Cos'è quel pesce? Ragazzi, è troppo confusionario. Troppe cose sul schermo, veramente. But still, molto divertente. Sarà divertente da giocare in compagnia questo. Credo che sia tipo un multiplayer locale anche. Non ho controllato bene il menu. Cioè, sono una combo di 60 colpi. 68? Ho capito, il mio obiettivo adesso è fare la combo più alta. Pesce palla, no. 90 colpi! Il mio piccolo record. Ho un piccolo talento per questi giochi stupidissimi. Sono figlio di una generazione che mangiava solamente picchiaduro. Poi picchiaduro a scorrimento mi sono sempre piaciuti. Cioè, infatti quando giocavo a Tekken 3 giocavo più a Tekken Force che al gioco in generale.
Mannaggia. Ma siamo già nella storia o è ancora il tutorial? Sakura Ken? Poco ispirato a Street Fighter questa mossa. Ok, no, è ancora il tutorial. Fai tornare questi Emaki da dove sono venuti. Apri la cesta Ryuagami per ricevere la tua prima arma secondaria. Ah, ci sono anche le armi. Le armi sono random. Pick up. Ok, cos'è? Ego. Comincia ad appassionarmi questo gioco. È proprio divertente da giocare. Penso che questo sia il covo dei ninja Emaki. Non si possono nascondere a noi. Gli porteremo il dolore. Ok. Ok, penso che stessi siamo in full partita. Ormai è cominciato il gioco. Quindi picchiano. Cioè, per chi ama il genere di picchiatura a scorrimento, questo gioco, devo dire che potrebbe essere apprezzato. Per gli altri potrebbe risultare un po' ripetitivo. Però, onestamente, mi sta piaciucchiando. Il sistema di combo che è semplice, diciamo semplicemente freccette su, freccetta giù. Cioè, dà anche una facilità che prima non avevano. Anche se il primo picchiaduro a scorrimento che ho giocato aveva due tasti, A e B. Chi è che mi ha tirato una bomba? Ah, lui, c'è il bombarolo. Ok, concentrazione. Vediamo di non fare figuracce nel primo livello. Cos'è sta pergamena? Ok, ho raccolto una pergamena ma non so cos'è. Cioè, il Wolverine della situazione era capitato. Non si fa con la gang. Non è Maki Boy. Just one scrawny little ninja? What is this? Easy mode? L'imboscata. Molto drammatico. È il mosh pit. Sconfiggi 40 ninja per completare l'allenamento. È ancora il tutorial. Maledetti. Direi la colonna sonora pure ti invoglia a giocarlo. È una combo proprio anni 90 questo gioco. Musica pesante e colpi veloci. Ho bloccato una nuova tecnica. Sanshin Senkyonen. Evoca un antico warlord samurai che colpirà il nemico con la forza di 1000 guerrieri. Non credo se 1000 fosse 100 o 1000. La provo subito. Non li ha affettati. Wow. Ne ho fatti fuori 40? Quello fa un assolo di spadone. Veramente grazioso questo Jitsu Squad. Penso che lo continuerò. Ma adesso passiamo subito al prossimo gioco. Mi ricorda molto Marvel vs. Capcom questa schermata. Pronti a curiosare questo Mighty Fight Federation? Non ho idea di che cosa sia. Hey, welcome to Mighty Fight Federation. If this is your first time playing an arena fighter, we recommend you check out the back tutorial. Ma noi non abbiamo paura di nulla. Ah, guarda quante modalità. Arcade versus online play. Io voglio andare semplicemente subito a curiosare il roster dei personaggi. Hackbane, Strikefist, Originel, Crystal, Killbot. Questi. C'ho pure la. Li voglio rosa. Non so manco i tasti. Mi sto buttando proprio di testa. Qualcuno interrompe il torneo. Prossi di bro. Sta schermata 3D mi ha ricordato Soul Calibur. Ma che cos'è? Bellissimo. Ok, con A saltiamo. Con B abbiamo il dash. Quindi lo scatto. Un quadrato il colpo base. Quindi quadrato. Io parlo in tasti PlayStation anche se gioco da PC. Ok, mi sa che sto prendendo proprio legnate a tempesta. Ah, ok, con B facciamo anche la parata.
Mi ricorda molto il wrestling dei Simpson. Anche se quello era molto più lento di questo qui. Ok, ho fatto il tag con triangolo. Ok, lui è quello alle mosse forti. E stavolta abbiamo dato un paio di botte, dai. Ah, era la mossa. Non avevo capito niente. Ok. Quindi con Y facciamo i colpi caricati. Forse un salto al tutorial lo faccio. Ok, per ragioni di durata del video skipperò il tutorial che ho appena fatto. Ma se mai dovete giocare a questo gioco vi consiglio di farlo. Sceglierò stavolta Eggbane perché mi ha fatto molta simpatia. Vediamo i colori. Vabbè. Arancione ovviamente. Le musichette sono bellissime sia in questo gioco che nell'altro. No one does. What a tool. See, I told you. That's why they don't send anyone down here. Until now. Povero demone di risse. Welcome to the tournament. Ognuno merita una seconda possibilità. Vai, Eggbane. Andiamo a distruggere. Look out, you've entered the Stingray's den. Cattivo. Let's get fight. Vediamo se ho imparato qualcosa. Io. Ok, ho sprecato subito la ulti. Come se fosse LOL, tra l'altro io la ulti la chiamo. Magari se mi entra pure una counter. Ma che sarebbe male. Ok. Mi sta. Ok, beviamo il nostro trinchetto. Boom, palla di cannone. Ok, il risultato è un po' cambiato rispetto a prima, eh? Vai via, vai via. Trinchettino della felicità. Questa è la palla catapulta. Counterato. Ah! Boom. Mi ha counterato alla fine. Ma tanto le tue sorti ormai le abbiamo decise. Mi dispiace. Yeah. Finale epico con la ulti. Tra i flash dei selfie abbiamo vinto questo game. Sono tentato di fare un altro round, giusto perché mi ha preso molto questo personaggio. Che abbiamo contro adesso? Astro Boy. No, non so come si chiama. Ah, il fighetto. Mi piace un sacco come è cambiato lo stile grafico anche dello stage. Che abbiamo, ci siamo counterati uno dopo l'altro. Ho fatto tipo Dragon Ball. Le sto prendendo le legnate da questo. Non ho capito se era un bug o qualcos'altro. Si era messo a. Non ci ho capito più un cavolo. Beh, beccati sta palla di cannone. Non possiamo perdere. Devo dire che è molto intuitivo comunque. Dopo che hai fatto un mini tutorial. Oh no, oh no. E ho perso malamente contro Ricky. Bene, e questo in breve era Mighty Fight Federation. Ed è sulle note di questo game over che ho deciso di chiudere questo primo appuntamento con Game of the House. Vi ricordo che questi giochi saranno disponibili gratuitamente fino al 7 dicembre. E nient'altro. Fatemi sapere se vi è piaciuta la Lidebus. Ciao!